È una continua richiesta d'aiuto e segnalazioni che arriva alla polizia e ai carabinieri. Sempre numerosi borseggiatori sugli autobus a Palermo, una vera piaga. Nel corso degli arresti è stata chiamata la carica del 101, perché proprio la linea con passaggi più frequenti è quella presa di mira. Ma questi uomini, per lo più distinti e ben vestiti, conosciuti a quanto usano ogni giorno il bus, non disdegnano altre vetture. Senta, come si difende lei da borseggiatori? Perché le guardie in faccia già le conosco da una vita. Si vedono che le persone sono diverse. Ci sto attento, che posso fare? Ce ne sono parecchi. No, però non ne ho visto da noce quando ci sono. Dipende da quale auto prende, dalla linea. Dipende. Ci sono. Quali sono quelle che ce ne sono di più? Alla 101. Ma di più nella 101. Poi se ce ne sono altre, io mi è capitato là. Però ci sto attento, che devo fare? La linea che prendo io non ce n'è, guardi. Che di solito è sulla 101, sulla 106. Quelli che vanno verso il centro, io prendo questa sempre che va in periferia, quindi non ce n'è. Chi sulla 101, ognuno ha la sua. Addirittura uno, quando l'ho fatto scappare per l'ennesima volta, è sceso al 101, a Piazza Politama, uscendo all'autobus perché era al telefono, ha detto non si può nemmeno rubare onestamente. Ho detto tutto. I borseggiatori adocchiano le prede, molto spesso turisti, e con grande abilità riescono a sfilare via cellulari, portafogli e orologi a chi è pressato dalla calca e non riesce a districarsi nella vettura. Luoghi prediletti per agire: l'arrivo al capolinea. I passeggeri chiedono maggiore protezione alle forze dell'ordine e all'AMAT. Sopra gli auto dovrebbero mettere la sicurezza, gli uomini in borghese, la polizia, perché c'è di tutto. Rubano i portafogli, e puzza, ci sono tante di quelle, sporcizia. Non esiste qua civiltà, non c'è civiltà a Palermo.